non vedi che cosa rifletti, sopra un mare di specchi si vola. Il tramonto lo guarderai come fosse l'ultimo al mondo, e negli occhi che rimarrai come fossi l'unica al mondo. E se il tempo lo stringi in mano, il giorno dura un secondo, tu sempre più lontano, e tutto il bene sei tu, perché il destino ci spezza, e perché non vuoi più, più nessuna tristezza. Può stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E tanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti, sopra un mare di specchi si vola. Conferma del fatto che Ellie Goulding comincia a piacere anche ai nostri ascoltatori, c'è un messaggio: Roberta, quanto è brava la Goulding. Confermiamo. Poi c'è Viola che, per il nostro amico Egino che ci ha appena lasciati, scrive: ma lavora in TV? No, Viola, sei totalmente fuori strada. No, Egino è un nostro amico che si occupa di televisione, non è che ci lavora, si occupa per passione. Ale che scrive: bravi Umberto, poi ancora Marco, Davide, Alessandro, Danilo, saluto anche a Luca, un altro Marco ma da Connesa, insomma tanti amici che ci stanno continuando a scrivere, continuate a farlo ancora per circa 10 minuti, noi saremo in onda. Bene, normalpeople.listennumeradio.com è il link dove voi ci state ascoltando, e poi attraverso la chat del mio profilo personale Marco WNP Salaris, e poi anche su Facebook, sulla nostra pagina www.facebook.com/WNPEats, e poi su Twitter con l'hashtag cancelletto Radio WNPEats. Andiamo avanti con la classifica numero 15, Marco Carta, Fammi entrare. Alla numero 14 c'è Miley Cyrus, questa è Wrecking Ball. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can live a lie, running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, all you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. Che ha appena twittato il nostro amico Igino direttamente dal profilo di La TV a Tu per Tu, però voglio lasciare un minimo di suspense, quindi la dirò tra poco, se siete curiosi state con noi. Adesso continuiamo con la classifica numero 14, quindi per Miley Cyrus, numero 13 per i Capital Cities di Safe and Sound,
numero 12 per Jovanotti con Estate, e la numero 11 comincia a recuperare qualche posizione, Applause di Lady Gaga, il primo singolo estratto da Art Pop. I stand here waiting for you to bang the gong. To crash the critics saying, is it right or is it wrong? Quindi è alla posizione numero 10, nella numero 11 nella classifica di iTunes. Andiamo avanti e troviamo alla numero 10 questa nuova versione di Summertime Sadness, Lana Del Rey vs Cedric Gervais. I've got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. My God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare, honey, I'm fire, I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you to know, the baby. Got that summertime. E quindi la numero 10 è assegnata a questa particolare versione di Summertime Sadness, Lana Del Rey vs Cedric Gervais, naturalmente è un remix. Numero 9 invece per James Blunt con Bonfire, numero 8 per Alessandra Amoroso di Amore Puro, numero 7 You Will Never Know di Imani, che pensate un po', a distanza di 4 mesi ormai regge ancora il colpo nella top 10 di iTunes. Numero 6 invece per John Newman di Love Me Again, numero 5 Katy Perry con Roar, numero 4 Il Sale della Terra di Ligabue, e alla numero 3 ci godiamo la voce eccellente di Elisa. L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che è importante che io sia per te.
casa, in ogni casa, quella di sempre. Posto nella classifica di iTunes in diretta, mentre al numero 2 vediamo ADC con Wake Me Up, che clamorosamente scende per lasciare il posto a Salvo Castagna con Due Bandiere al Vento. È stato tutto merito di Fiorello se questo cantante è balzato in testa, in vetta alla classifica di iTunes, mentre adesso alle 16.32 andiamo verso la conclusione di questa puntata, non prima però di avervi dato questa notizia in esclusiva che ci ha appena twittato Igino, la TV 2 per 2 direttamente da Twitter. Infatti stasera durante Pechino Express Alessio Sacara lascia il programma, lascia il reality. Il motivo è perché il legionario ha infatti dichiarato nella prima puntata che avrebbe lasciato dopo 4 tappe per una gara improvvisa, e al suo posto sarebbe arrivato il padre dell'amico Stefano, ovvero Emilio Venturini. Si doppierà la squadra padre e figlio, quindi ci saranno due squadre padre e figlio all'interno del programma di Pechino Express. Questa è una notizia in esclusiva che vi dovevamo, che vi volevamo dare. Grazie Igino ancora una volta per le perle che ci lancia ogni tanto durante i nostri live. È stato anche protagonista di questa puntata, quindi ancora di più un ringraziamento molto più particolare va a lui. Secondo, anzi terzo e ultimo VMP Story, ultimo pezzo di questa puntata di Pump Up the Volume, è un capolavoro del 1976, Sorry Seems to Be the Hardest Word, lui è Elton John. What am I gonna do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there?